Iniziamo a capire di che cos'è questo dato personale, perché noi stiamo dando per scontato che si conosca il concetto. E la definizione di dato personale è molto ampia, perché adesso vi faccio vedere in che senso. Allora, dice che è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, e questa persona fisica poi viene chiamata l'interessato, quindi imparate a chiamarlo così, nel senso che da qua in poi, quando diremo l'interessato, è la persona che vi dà un dato o di cui raccogliete un dato, di cui trattate un dato. E la fregatura è in questo aggettivo, cioè nel senso che la rende molto ampia, è identificato, ma soprattutto identificabile. Identificato è semplice, cioè Tizio Caio Sempronio, oppure soggetto X che ha questo codice fiscale, che ha questo numero di matricola, è una persona identificata. Ma identificabile vuol dire che è coperto da privacy anche quel dato che non è direttamente riconducibile a una persona, ma è anche indirettamente riconducibile a una persona fisica. Quindi mi raccomando, stiamo parlando di persone fisiche, di esseri umani, Tizio Caio, Giovanni Rossi, Mario Verdi. Non esiste privacy sulla, che ne so, la sede legale di una società SRL, ok? Quindi l'indirizzo della sede legale di questa SRL non è un dato coperto da privacy. È invece coperto da privacy la sede di abitazione di un professionista che ha una partita IVA individuale, quindi è il dottor Giuseppe Verdi che abita in via XY, in via Trento Trieste, ok? Quello è un dato personale perché è l'indirizzo di una persona fisica. Quindi ecco, mi raccomando, già lì distinguiamo. Dato, quando noi parliamo di privacy e dati personali, parliamo solo e unicamente di persone fisiche. Non ha nulla, non ha minimamente senso parlare di privacy quando abbiamo a che fare con società, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni. Occhio però che a volte, purtroppo, succede che questa cosa si sovrappone, nel senso che a volte che ne so, la sede legale di un'associazione culturale formata da poche persone è la casa, l'abitazione di uno di questi. Ok? Quindi succede a volte che un dato che sembra, vedete, vagamente, cioè scusate, che ad una analisi superficiale sembra non coperto da privacy, poi è riconducibile comunque ad una persona fisica. Ad ogni modo, leggiamo la seconda parte della slide che ci dice che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, eccolo, con particolare riferimento ad un identificativo, come il nome, un numero di identificazione, cioè il numero di matricola, il numero di tessera e via dicendo, i dati relativi all'ubicazione, l'indirizzo, oppure la tua ubicazione, quella GPS, quindi il fatto che tu sei localizzato in questo ristorante in questo momento. Un identificativo online, quindi il tuo indirizzo IP, ad esempio, oppure il tuo username di Twitter, o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. E qua vedete che chi più ne ha più ne metta. Quindi identità fisica, fisiologica, genetica, no? Mettere ad esempio una fotografia su un curriculum, cosa comunica? Comunica anche tanti dati. Cioè comunica ad esempio l'etnia della persona, comunica se la persona è giovane o anziana, comunica se la persona ha un problema di salute, ad esempio, no? Perché dalla foto noi capiamo che ha, che ne so, ha una cicatrice in viso oppure ha un viso che è particolarmente indicativo di un malessere di una terapia, no? Quindi, oppure identità culturale e sociale, cioè la fotografia che io metto sul curriculum con un particolare copricapo che è chiaramente diciamo, identificativo di una religione o di una appartenenza ad un gruppo culturale e sociale. Ok, quindi vedete quanta roba rientra nel concetto di dato personale. Vado avanti e poi ci fermiamo per qualche domanda dopo. Altra confusione, mi raccomando, vi prego, lo vedo fare, l'ho visto fare anche nel video prima in realtà, Cioè il video prima, nonostante fosse molto bello, fatto molto bene, a un certo punto ha parlato di dati sensibili, ma in realtà noi usiamo spesso l'espressione, noi, scusate, loro, perché io sono abbastanza attento su questa cosa, però
È molto in uso, lo vedo fare soprattutto dai giornalisti, parlare continuamente di dati sensibili come se fosse sinonimo di dati personali. Non è così, non è vero. Punto. Quindi vi diffido fin da subito dal farlo, cioè non usate dato sensibile come se fosse un sinonimo di dato personale, perché dato sensibile voleva dire una cosa. Adesso in realtà non si usa nemmeno più l'espressione dato sensibile perché nel GDPR non compare, e quindi la norma che attualmente è in vigore, cioè il testo normativo attualmente in vigore, nemmeno parla più di dati sensibili. Ne parlava il famoso codice privacy, quello del 2003, e ne parlava riguardo a dei dati che avevano appunto, vedete, dato sensibile è un dato che rappresenta un sottoinsieme del concetto di dato personale e che riguarda appunto dei dati specifici, cioè dei dati che riguardano, vedete, sfere particolarmente delicate dell'identità e della vita privata di una persona, come ad esempio lo stato di salute, l'etnia, la religione, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, l'appartenenza ad esempio a un sindacato. Quelli vengono considerati dati sensibili, cioè dei dati personali che richiedono una maggior cautela, una maggior tutela. Spegnete i microfoni, per favore. Inoltre, come vi dicevo, il termine non è nemmeno più utilizzato dal GDPR, il quale preferisce parlare di dati particolari. Quindi adesso non si dovrebbe nemmeno più dire dati personali, ma cioè dati personali particolari, cioè dati personali che sono sottoposti ad una tutela particolare, perché appunto attengono ad una sfera dell'identità della persona particolarmente delicata. Questo è il concetto di dato sensibile. Mi raccomando, no, noi da qua in poi parliamo di dati personali, perché questo corso è un corso su tutta la privacy, quindi su tutta la parte della tutela dei dati personali. Quando ci sarà da fare la distinzione sui dati particolari o anche detti dati sensibili, ve lo dico, però tendenzialmente noi parleremo in generale di dati personali. Esempio, cioè quando voi raccogliete, giusto un esempio per calarlo nella vostra realtà, cioè raccogliete che ne so, i classici dati per iscrivere Tizio Caio alla biblioteca per fare la tessera per il prestito, e gli chiedete nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza, no? Questi non sono dati sensibili, sono dati semplici, sono dati personali però, quindi ci interessa perché voi nella maggior parte dei casi gestite quel tipo di dati. Dato sensibile succede nel momento in cui il tizio vi comunica, che ne so, che non ha potuto restituire il libro perché era quarantenato da Covid. Ok? E quindi per 40 giorni, per 30 giorni non ha potuto recarsi in biblioteca e non vi ha restituito il libro. Quel dato lì dovete trattarlo in modo particolare, cioè dovete attribuirgli una tag maggiore, cioè di maggior tutela, perché lui in quel momento vi sta comunicando uno stato di salute particolarmente delicato, perché essere ammalato di Covid vuol dire che anche le altre persone, che se sanno, se vengono a sapere che sei quarantenato, possono, come dire, comportarsi in un certo modo o in un altro nei tuoi confronti sulla base di questa tua malattia che è contagiosa e molto, diciamo, adesso diventata fonte di ossessione per molti. Ok, quindi chiuso l'esempio, proseguo, altre definizioni per iniziare a capire bene cosa parliamo. Cosa vuol dire trattamento? Cioè trattamento di dato personale. Altro concetto, spesso fonte di equivoci, però insomma, trattamento è, vedete, una definizione amplissima, davvero forse, cioè, praticamente tutto ciò che si fa con un dato viene considerato trattamento. E infatti ho messo in rosso le parole qualsiasi operazione. Ovvero è trattamento di dato personale qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come, e da qua parte l'elenco, quindi questo è l'elenco di tutte le cose che possono essere considerate trattamento di dato, ovvero quindi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione, qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto, l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Guardate, guardate quanta roba, c'è cioè tutto, perché anche la cancellazione, no? Sembra un paradosso, cioè, ma la cancellazione di un dato personale è un trattamento, cioè è un'attività di trattamento su quel dato. Ok?
E poi appunto la normativa vigente, in particolare l'articolo 5.6 del GDPR, ci stabilisce in quali termini il trattamento è considerato lecito, quello che noi abbiamo chiamato basi giuridiche, che vedremo dopo. Qui iniziamo ad andare sui soggetti che hanno voce in capitolo, che hanno un ruolo in questo gioco, ovvero il titolare del trattamento. Qui abbiamo davvero una, purtroppo, debolezza della terminologia italiana rispetto a quella inglese, cioè il legislatore italiano nel adeguare le norme del GDPR, scusate, le norme della legge italiana, dell'ordinamento italiano a quanto indicato nel GDPR, ha fatto una scelta sciagurata di mantenere una traduzione vecchia che non è così aderente a quella degli altri paesi. Mi spiego meglio. Noi parliamo di titolare del trattamento, mentre gli anglofoni parlano di data controller, che è molto più chiaro, perché effettivamente il titolare del trattamento è non tanto colui che davvero tratta i dati, perché quello può essere anche il responsabile del trattamento, e adesso vi faccio vedere la differenza, ma è colui che ha il controllo, colui che decide e determina, vedete, lo dice qua sotto, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, cioè colui che stabilisce cosa si fa, cosa non si fa con questi dati. Come vedete qua invece siamo passati da persona fisica a persona fisico-giuridica, cioè il titolare del trattamento può essere anche persona giuridica, anzi nella maggior parte dei casi lo è. E vedete che c'è l'altra definizione, che è quella di responsabile del trattamento, che in inglese anche qua è più chiaro, perché è data processor, cioè colui che elabora i dati. E quindi sembrano quasi invertite, cioè colui che ha il controllo, in italiano sarebbe stato più opportuno chiamarlo responsabile, e colui che invece fa l'attività, cioè il processor, sarebbe stato più opportuno chiamarlo titolare del trattamento, o trattatore di dati, non lo so. Comunque, vabbè, hanno mantenuto questa distinzione che crea confusione. Ecco perché io nelle slide vi ho messo la dizione inglese, perché solitamente con la dizione inglese si toglie ogni dubbio. Il responsabile del trattamento, quindi, chi è? La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Da non confondere, perché attenzione, adesso qua c'è un'altra confusione possibile, con il responsabile della protezione dei dati. Questo è il responsabile del trattamento. Il cosiddetto responsabile della protezione dei dati viene detto anche DPO, Data Protection Officer, altra questione di, come dire, traduzione venuta male, perché officer in inglese, insomma, noi come lo tradurremo officer? Sì, potrebbe essere anche responsabile, però potrebbe essere anche funzionario, potrebbe essere anche incaricato. No, incaricato è un'altra cosa ancora, quindi vabbè, l'hanno tradotto con responsabile. Solo che purtroppo chiamandolo responsabile si va a sovrapporsi, si va a confondere con il responsabile del trattamento. Purtroppo così dobbiamo avere un po' di pazienza e memorizzare che funziona così. Quindi la figura del cosiddetto DPO, che potete trovare anche nella versione italiana RPD, cioè responsabile di protezione dei dati, è un professionista incaricato di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nelle imprese, negli enti, e individuato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specifica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati. Quindi è un professionista super specializzato, a volte sono dei giuristi, avvocati o giuristi d'impresa, a volte sono degli ingegneri che hanno fatto dei corsi specifici in materia di gestione dei dati, ed è una figura nuova, è una figura professionale nata proprio con il GDPR e che ha creato molto scalpore. Perché? Perché si è ingenuamente pensato che si creasse un nuovo mestiere, no? Molti miei colleghi che prima facevano gli avvocati, che facevano una normale consulenza in materia di privacy, che è quello che faccio io, si sono poi proposti come per assumere questo incarico, che è un incarico che ti viene retribuito con una sorta di fisso, cioè ci sono dei bandi. Poi in realtà è come dire, non è stato così impattante, nel senso che ho visto pochi avvocati mollare il mestiere, la vecchia professione, per dedicarsi interamente a fare il Data Protection Officer, però è un'attività parallela che alcuni avvocati miei colleghi fanno, e che ti carica di molta responsabilità,
E vedete, i suoi compiti sono definiti dall'articolo 39 del GDPR, non riusciamo ad andare così nel dettaglio. Solo, vedete, le aziende di certe dimensioni con alcune caratteristiche sono obbligate a nominare un DPO, quindi non è che ogni azienda sia obbligata ad averne uno. Poi sempre, cioè, un'azienda può sempre scegliere di averne uno, quindi per sua libera scelta, e quindi il discorso dell'accountability che dicevamo prima, anche un'azienda che non ha l'obbligo di avere un DPO sceglie di averne uno, di pagarne uno per essere più tranquilla e poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile, anche di più di quello che la legge richiedeva per rispettare la privacy. Voi, in quanto immagino, cioè, che in questa platea ci siano principalmente bibliotecari che lavorano nelle biblioteche pubbliche, poi magari ne discutiamo parallelamente se c'è qualcuno che viene da biblioteche private, però tendenzialmente il problema non vi si pone perché gli enti pubblici, qualsiasi ente pubblico, anche piccolo, è obbligato ad avere un DPO. Ok? E vabbè, questo è scritto nell'articolo 37, paragrafo 1, e questa definizione lo tratta dal sito agendadigitale.eu. E quindi, come dire, nel vostro caso, buona parte dei problemi relativi alla privacy non dovrebbero ricadere su di voi o su chi gestisce la biblioteca, sul direttore della biblioteca, ma sul DPO nominato. Ed essendo voi, come dire, essendo voi biblioteche, parlo delle civiche, che sono quindi fanno riferimento al comune di appartenenza, in realtà il DPO non è neanche della biblioteca, ma è il DPO del comune. Quindi viene nominato addirittura ad un livello più alto che non attiene direttamente alla biblioteca. Ma la stessa cosa vale per le biblioteche universitarie. Non so se c'è qualcuno che lavora nelle biblioteche di Trento, di Bolzano, delle università, o dei conservatori, via dicendo. Il DPO anche lì viene nominato dall'Ateneo, quindi c'è un DPO che si occupa anche delle questioni della biblioteca, ma che si occupa di tutte le questioni relative alla privacy dell'ente di appartenenza. Le famose sei basi giuridiche sono queste, ecco, base giuridica del trattamento, articolo 6 del GDPR, cioè casi in cui, cioè vedete, sono da A, B, C, D, scusate, A, B, C, D, E, F, sono sei casi, sei situazioni in cui il trattamento viene considerato dalla legge, da GDPR, lecito. Ok, quindi prima cosa, cioè quando fate un trattamento dati personali, dovete chiedervi se rientrate in una di queste sei situazioni, di queste sei casistiche. Ovvero, A. L'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Il caso probabilmente con cui avete più dimestichezza. Tutte le volte che vi and non so, andate in un hotel, vi dicono c'è da firmare il modulo della privacy. Vi scrivete in palestra, c'è da firmare la privacy. Cioè lì la base giuridica è il consenso. Tizio ha letto l'informativa e ci ha messo la crocetta su ti autorizzo a fare questo, ti autorizzo a fare questo. Questo è il consenso espresso. Oppure B, il trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, cioè il cliente che si rivolge a me come avvocato per darmi un incarico professionale, cioè è ovvio che io devo trattare i suoi dati, a parte che nel caso dell'avvocato o del medico ci sono anche tutele addirittura maggiori perché noi avvocati siamo sottoposti al segreto professionale e quindi violare un segreto professionale è addirittura reato e quindi c'è una conseguenza penale grave, quindi in quei casi ci sono altre garanzie, però comunque vedete, per poter offrire il servizio io devo comunque gestire questi dati e quindi non è tanto il consenso che io gli chiedo, ma il fatto che il trattamento sia implicito e necessario a rendere questo servizio e a eseguire il contratto. Oppure il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, no? Cioè, situazioni in cui non è che puoi uscirne molto. Insomma, i ristoranti però quest'estate, quando c'era la fase in cui ci hanno lasciato un attimo liberi, dovevano prendere i nomi, ma lì c'era un obbligo di legge, cioè non è che lo facevano perché poi ti mandavano la pubblicità con il sushi in omaggio o in offerta, ma perché c'era un obbligo, una normativa che imponeva che venissero raccolti i dati per una questione di sanità pubblica, ok? E quindi c'era un altro tipo di base giuridica, che era il C. Poi il punto D, il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato di un'altra persona fisica. No, cioè, c'è un incidente, avviene un incidente per strada, arriva l'ambulanza,
e dice: ah no, ma io però non lo porto in ospedale se non mi firma l'informativa sulla privacy. Ovviamente no, no? Chiaramente non ha senso, e quindi viene prima portato in ospedale, viene curato, e vengono date le terapie. Il medico gli apre il portafoglio per vedere chi è, chi non è, se ha scritto che ha delle malattie particolari, se è allergico dei farmaci, quindi viola la sua privacy, ma in quel caso non è che c'è un problema di privacy, di norma sulla privacy, perché era una situazione di salvaguardia della sua vita. Le sei basi giuridiche del trattamento, la seconda parte, vedete la E. È il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Ecco, questo siete voi, cioè nel senso che l'attività istituzionale di una biblioteca è fare prestito di libri, conservare cultura e metterla in prestito e promuovere l'attività culturale, e quindi tutto ciò che rientra più o meno nell'esecuzione di questo compito di interesse pubblico vi dà la base giuridica. E F, il trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Insomma, questo è quello, diciamo, più discusso, no? L'interesse legittimo. L'interesse legittimo è una carta jolly che a volte alcuni titolari del trattamento si giocano quando in realtà non hanno sta gran davvero solidità nella base giuridica, allora dicono: no, ma è interesse legittimo. È perseguimento di un interesse legittimo. Questo è il punto su cui probabilmente i DPO devono stare molto più attenti, essere più oculati nel capire se davvero esiste questo interesse legittimo, se no si ricade in uno di quei casi in cui ci siamo assunti una responsabilità, una responsabilità che però eccede il privacy by default e privacy by design che abbiamo visto prima. Non si applica, infatti, vedete, al trattamento di dati effettuati dalle autorità pubbliche all'esecuzione dei loro compiti. Quello è un'altra cosa. Cioè, è ovvio che i tribunali, no? Cioè, un tribunale che gestisce una causa rientra più in un altro, no? Esercizio di pubblici poteri. Vabbè, comunque, ecco, il legittimo interesse ci sarebbero da dire molte, molte cose, perché è un argomento, ovviamente, ci sono, in alcuni ordinamenti giuridici è una delle basi giuridiche che vengono utilizzate di più, però c'è ancora discussione su quanto possa essere la soluzione ad alcune situazioni. Nel dubbio, cioè, il punto A è quello che ci salva, nel senso che quando non siamo certi di poter esercitare un interesse legittimo e quindi poter richiamare il punto F, è meglio ricadere nell'A, cioè aver chiesto il consenso. Cioè, nel momento in cui io chiedo il consenso all'interessato, mi sono riparato da eventuali dubbi e eventuali problemi nel caso ci fosse un controllo e mi dicesse: guarda che lei ha mal interpretato la situazione, ha ecceduto. Invece con il consenso dell'interessato mi riparo. Motivo per cui in alcuni casi appunto ci danno da firmare il modulo anche quando sembra quasi scontato che io debba dare i dati.